I primi movimenti franosi si sono verificati nella tarda mattinata di domenica 24 gennaio sulla sponda che costeggia il bacino a Borgo Ammozzano, due passi dal Ponte del Diavolo. Poi ecco il movimento franoso ripreso da un abitante della zona, messo poi sui social, che rende perfettamente l'idea della pericolosità di questa zona. Per fortuna la strada statale per Abetone era già chiusa per un cantiere poco più avanti, altrimenti probabilmente avremmo raccontato questo evento in modo differente. È andata bene così, ma è certo che quanto è emerso in questo territorio in queste settimane è assai problematico. E quanto evidenziato anche dalle parole del sindaco di Borgo Ammozzano, arrivato sul posto per rendersi conto di persona della pericolosità della Sì, situazione. il maltempo e la situazione di difficoltà, la fragilità del nostro territorio non è più un qualcosa di eccezionale, ormai sta diventando una spiacevole abitudine. Quindi è determinante che dallo Stato alla Regione si facciano degli interventi per aiutare i comuni, per la prevenzione e soprattutto poi per riconoscere le spese nel momento in cui si vanno a verificare queste situazioni. È determinante, i comuni da soli non possono fare, è fondamentale che si agisca tutti insieme. Noi siamo per collaborare, ma è determinante un'azione forte dal Parlamento alla Regione per supportare i territori. Come avrete visto anche durante la nostra intervista, alle spalle del sindaco Andriuccetti sono continuate le cadute dei massi, per cui è chiaro che la frana è ancora attiva. Ora la preoccupazione maggiore riguarda anche la stabilità del traliccio di Enel, che è posizionato esattamente al di sopra della frana. In caso di caduta causerebbe la chiusura della strada, tagliando in due la valle del Serchio, visto che i cavi vanno da una parte all'altra. Sul posto i tecnici a valutare la situazione, che al momento risulta comunque quantomeno preoccupante.